E salve a tutti i leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Vi ricordo sempre di venirvi a unire al nostro gruppo Telegram PX, Phoenix, Dragon Ball Legends, per parlare con noi del gioco. E, per quanto riguarda ogni tipo di grafica, contattate Patrick Schiesaro. Inoltre, c'è anche un mio gruppo non competitivo, sempre su Telegram, The Legendaries, che trovate sempre in descrizione. Mi raccomando ragazzi, oggi andiamo a parlare, o meglio, andiamo a vedere quale per me è la top 10 dei personaggi migliori del 2019. Quindi ragazzi, non partiamo subito a dire no, non ci capisci niente, no, per me è così, sbagli del tutto. Ragazzi, come al solito, critiche costruttive e positive ne parliamo assolutamente sotto nei commenti. L'importante è non scatenare dei putiferi, sempre il tutto con educazione. Inoltre vi ricordo anche che ho fatto un video insieme a Naraku, ragazzi, è stato un divertimento assoluto. Lui è una bellissima persona, se ve lo siete persi, ragazzi, o è alla fine del video dove lascio sempre le schede, oppure comunque sta sul canale. Andiamo a parlare quindi di questa top 10 e cominciamo con il decimo personaggio. Premetto che questa lista di personaggi l'ho creata a mio modestissimo pensiero, non andando a considerare soltanto la forza del personaggio, ma un po' il tutto, quindi tra le abilità, il come si è, per quanto tempo si è giocato, il suo utilizzo nei team, nei vari team, e la sua utilità, oltre che ovviamente la sua forza. Come decimo posto, ragazzi, questa è una lista di personaggi migliori del 2019, quindi Bardock, essendo uscito nel 2018, l'ho voluto mettere al decimo posto come menzione d'onore, ma ragazzi, è stato un personaggio fantastico. È stato un personaggio fantastico anche per tutto il 2019, grazie poi ai vari personaggi Super Saiyan che sono usciti durante tutto l'anno, appunto, e che hanno permesso a chi voleva farlo di sfruttare al meglio la forza di questi personaggi Super Saiyan grazie al collante di Bardock, che ricordiamo è uscito nell'Ultra Space Time insieme a Goku Super Saiyan 2 e Chilled alla fine del 2018, quindi se non sbaglio all'incirca 3 settimanelle prima dell'uscita nel 14 dicembre di Broly Super Saiyan, quello viola che poi ha rotto il sederino un po' a tutti quanti. Quindi Bardock Super Saiyan, scusate, secondo me merita il decimo posto come, diciamo, menzione d'onore. Non ho posto, ragazzi, per Trunks Evo. A mio avviso si può pensare che qualche personaggio possa stare troppo basso come classifica, ma questa, ragazzi, è una classifica dei top 10 di tutto il gioco. Ragazzi, top 10 con le bestie che sono uscite finora, ovviamente è molto ristretta e bisognava fare delle selezioni, insomma, e secondo me Trunks merita assolutamente la top 10, merita la top 10 come personaggio. Dalle ability, ragazzi, c'è veramente poco da dire. Io non ricorderò tutte le ability, quindi le leggiamo velocemente insieme. 40% danno inflitto per 15 secondi quando entra nel campo di battaglia. Aumento del recupero ki e velocità di pescaggio. 35% di danno inflitti dagli alleati Vegeta Family o Super Saiyan o Hybrid Saiyan per 20 secondi quando va in stand-by. 35%, ragazzi. Eseguenti effetti si hanno quando finisce la trasformazione. 20% di danno inflitto per 15 secondi e recupera il ki di 40. La sua trasformazione dura 40 secondi, se non sbaglio. 40 secondi, fantastico. In più, 40% di strike damage per 25 secondi. Si gioca in Future, si gioca nel Vegeta Family, si gioca nel Super Saiyan, si gioca nell'Hybrid, si gioca nel Movie. Se lui non è uno dei migliori, non so chi possa davvero esserlo. Come ottavo personaggio, ragazzi, io ho inserito Goku Super Saiyan Blue, ma in realtà un po' a pari merito insieme anche a Vegeta Super Saiyan Blue, che sono i due pilastri, a mio avviso, del team Godki, come avete visto anche dalla team list, dall'ultima che ho pubblicato, e se non l'avete vista, appunto, andatevela a recuperare perché è aggiornatissima. E appunto, all'ottavo posto c'è lui barra loro due, proprio perché sono dei personaggi veramente fantastici. Goku è un pilastro, appunto, come detto, del Godki, che possiede un ultimate che fa un sacco di danni, ma non solo, tanca un sacco. Con la carta verde recupera vita e fa danni, e fa dei grandissimi danni, che sia in Blast che sia in Strike. Per quanto riguarda Vegeta, invece, lui quando entra per 3 volte, se non sbaglio, va a lockare l'avversario che non può switchare. Ha l'ultimate anche lui, grandissimi danni che fa, carta verde va a counterare le carte gialle. Veramente sono degli ottimi personaggi che hanno preso enorme valore, soprattutto con l'arrivo anche poi di Black Rosé. Settimo posto, ragazzi, per Hit, è abbastanza recente come personaggio rispetto ad esempio a un Bardock, un Trunks Evo o addirittura ai Super Saiyan Blue, ma è veramente, veramente una bestia di personaggio. La sua unica pecca, e meno male direi, è che non ha un vero e proprio team dietro, o meglio,
si accroccano dei team, perché lui può essere giocato in un team giallo-giallo-blu. Quindi, ad esempio, con un altro giallo fortissimo, che potrebbe essere, per esempio, Gohan Evo, o potrebbe essere anche Full Power Freezer, è un blu per andare a counterare, appunto, gli eventuali rossi che vanno a, ad attaccare i gialli. C'è veramente poco da dire su Hit. Chi lo trova è fortunatissimo, è una bestia, è fortissimo, countera a cannone. Quando countera fa dei danni pazzeschi e in più si prende il critico quando combatte. È veramente qualcosa di fuori dal mondo. Quando arriverà un altro universo 6 fortissimo, ragazzi, non ce ne sarà probabilmente per nessuno. Hit, lo vorrei tantissimo, è un animale. Sesto posto invece per Cooler Evo, che è uscito nell'Ultra Space Time insieme a Freezer, e nel frattempo, poi successivamente, di lì a poco, sono usciti altri team, o meglio, altri personaggi molto molto validi, quindi ci sono state varie scelte per chi l'ha creato questo, questi team con appunto il lineaggio Vivol. Io non ho avuto la fortuna di trovarlo, ho trovato tre Freezer Evo invece, un personaggio bestiale che si gioca ovviamente a mio avviso fississimissimo nel lineaggio Vivol, fisso volendo anche nel movie, dove però se la gioca con Bojack, che è probabilmente più fisso di lui, e anche volendo anche Trunks Evo, quello di cui abbiamo parlato poco fa. Una bestia di personaggio, quando si trasforma ha delle statistiche fuori dal mondo, soprattutto a livello difensivo, fa danni insani, soprattutto quando rimane da solo. Ragazzi, Cooler è un animale a tutti gli effetti, probabilmente il miglior tank del gioco, che fa poi anche dei danni fuori dal comune. Cominciamo ad avvicinarci alla top 3, ragazzi, quinto posto per Gogeta Evo. Gogeta, un personaggio su cui la gente ci ha speso una marea di crono e poi, dopo un po' di mesi, lo hanno spammato in qualsiasi batch, o quasi in qualsiasi batch. Una delle sculate più grandi mie del 2019, ma probabilmente da quando gioco a Legends, è uscito alla sua batch, feci un pull insieme all'Ale, uscito alla singola da 20 e... incredibile, pazzesco. Poi mi è riuscito dopo qualche giorno sempre in un'altra singola. Un personaggio mostruoso, si trasforma in Super Saiyan, ha delle statistiche veramente, veramente paurose. Si gioca fisso nel Fusion, si può giocare volendo fisso anche in un team Super Saiyan, nonostante poi comunque col tempo siano usciti molti personaggi Super Saiyan. Fa dei danni davvero molto grandi, riesce anche a tankare decentemente, ma con il tempo ha perso un pochino da quel punto di vista. Ma comunque, ragazzi, danni di special move con il tempo che passa e carta verde pescata, veramente terribili, veramente terribili. Questo Gogeta è una macina assoluta. Quarto posto per Gohan Super Saiyan 2 LF. È stata la prima LF ad uscire sul, appunto sul gioco. La prima Legends Limited fu Beerus, in realtà, però la prima vera e propria LF ci svegliamo una mattina vedendo questo Gohan che faceva la Kamehameha padre figlio a Cell nel video, appunto, prima di che uscisse la Step Up, dove c'era, alla fine di questa Super Kamehameha, c'era la scritta LF, Legendary Finish. Per la prima volta un personaggio aveva una mossa di questo tipo. Ragazzi, è stato un demonio pazzesco, pauroso. Io dico sempre le stesse cose, ma è stato così. Quando è uscito era veramente un assatanato, soprattutto poi con il 100% di danno in più. Guardate qua, del danno dell'Ultimate, se moriva un Goku, praticamente un qualcosa di fuori dall'universo. Fuori dall'universo. Veramente un personaggio pazzesco, giocabile in hybrid, purtroppo col fatto che Super Saiyan 2 non aveva un collante per il Super Saiyan 2, ma giocabile ovviamente in hybrid, giocabile ovviamente nel Son Family. Quindi, ragazzi, tuttora questo Gohan, se si ha, fa dei danni pazzeschi. Ha perso un pochino di terreno dal punto di vista difensivo, ma comunque non poteva stare tra i piani più alti di questa top 10 del 2019. Cominciamo con la top 3, e lui, a mio avviso, la top 3 la calza perfettamente. È vero, ragazzi, mi potrete dire, sì, ma lui è uscito relativamente presto, cioè relativamente poco tempo fa, quindi dovremmo aspettare un po' più di tempo per definirlo come un personaggio da top 3. Però, ragazzi, Gohan Evo, chiunque ce l'ha, lo gioca, perché è un personaggio troppo, troppo forte. Addirittura sgravo, cioè è praticamente un personaggio che è nato per far rosicare chiunque ce l'abbia contro. E chi ce l'ha, invece, esulta. Un personaggio fortissimo, io me lo ricorderò sempre, ragazzi, vi faccio una risata, perché di prima mattina questo semestre, chiamiamolo semestre, questi ultimi mesi seguivo l'università, mi svegliavo la mattina molto presto, scendevo per le 6:30 all'incirca, e avevo fatto un'analisi dei personaggi su Instagram, qualcuno se lo ricorderà. Io mi vergogno tuttora di quanto io giudicai malissimo questo Gohan.
prima ancora di vederlo come si doveva. Ero morto di sonno, ero in mezzo al traffico. Da lì in poi sono stato sempre molto più attento nell'analisi dei personaggi. Assolutamente una bestia, si trasforma, trasformazione costante, fa dei danni anche lui davvero fuori dal mondo, special move terrificante, ruba sfera e quando non è trasformato e va anche in cover, ragazzi, giocabilissimo fisso in hybrid, volendo anche fisso nel Stone Family, e si può giocare anche nel movie, anzi si gioca soprattutto nel movie insieme volendo anche a Bojack, che comunque anche lui è un'altra bestia assoluta. Quindi ragazzi, questo personaggio per me è assoluto in top 3, terzo posto. La diatriba infinita, ragazzi. Il litigio più grande tra una parte della community e l'altra parte della community. È meglio Vegeta LF o è meglio Goku Namek LF? Ragazzi, tanto se mettiamo Goku al primo posto, Vegeta va a finire al secondo posto e non ci sta bene. Se mettiamo Vegeta al secondo posto e mettiamo Goku al secondo posto, forse ho detto la stessa cosa, ma va bene comunque. Se mettiamo uno al primo e l'altro al secondo, comunque non saremo contenti. Perché Goku Namek LF spacca completamente e rivoluziona completamente il modo di giocare su Dragon Ball Legends. Perché? Perché favorisce chiunque. Chiunque può giocare con questo Goku e chiunque disintegra il mondo con questo Goku. Adesso, con il nuovo aggiornamento, perde un po' il camperare, quindi il rimanere in una posizione, tornare indietro, aspettare l'avversario, ma comunque lui rimane tra, assolutamente, nel, se non è il primo e il secondo a pari merito. Però non può esistere a pari merito una prima posizione. L'abbiamo fatto magari con Goku Super Saiyan Blue e Vegeta Super Saiyan Blue, che sono molto speculari tra di loro, sono dei pilastri, ma assolutamente qui non si può fare. Però ragazzi, stiamo agli stessi piani. Personaggio che si trasforma, una volta che si trasforma recupera chi? Pesca special move, che possono, ogni special move diventa un LF potenziale. Se voi andate a eliminare l'avversario con la special move, che va a conterare qualsiasi cosa tranne i tap, avete completamente vinto, gli togliete una barra di vita. Lui è un dispenser di Rising Rush. È un dispenser di Rising Rush, anche se non andate in LF. È una bestia di personaggio, assolutamente. Step up con Full Power Freezer, scusate, c'è gente che continua a spendere soldi per trovarlo nelle batch a pagamento. Un animale, ragazzi, un animale. Primo posto di questa top 10, ragazzi, è per Vegeta Super Saiyan. Molti non saranno contenti di questa top 10, ne sono assolutamente sicuro, scrivetemelo nei commenti. Molti invece saranno contenti, altri invece penseranno che Goku debba stare al primo posto e che Vegeta debba stare al secondo posto. Ma chi invece si troverà concorde con me che Vegeta sia in assoluto il miglior personaggio del gioco. Ma per quale motivo? Semplicemente perché è fuori da tutti i canoni degli altri personaggi. Per i buff che si prende, per i debuff che toglie, quindi va a pulire completamente le condizioni anche dell'avversario che gli va a togliere i buff, è un mostro, è semplicemente un mostro. E potenzialmente, insieme a Goku, l'abbiamo detto, ma dovevamo per forza fare primo e secondo, il personaggio più forte del gioco. Super Saiyan giocabile tranquillamente con Bardock, esattamente come Goku LF, ma a quel punto andremo con doppio blu, quindi lui comunque si può tranquillamente giocare. Nel Fusion è in pianta stabile, lo sarà per sempre molto probabilmente. Ragazzi, Vegeta va anche in counter con, va anche in cover con counter delle strike, ma quello non è il massimo, il problema più grande, perché se uno ha un minimo di esperienza riesce ad evitare il counter strike. Ma comunque, Super Vegeta o Super Vegito, chiamatelo come volete, secondo me è assolutamente il primo personaggio della lista. Quindi svetta su tutti e comanda la lista dei personaggi migliori del 2019, anche se è uscito a maggio e non a gennaio o febbraio. Quindi ragazzi, con Vegeta qui, che io purtroppo non ho avuto modo di trovare, vi saluto e spero che questa top vi sia piaciuta. E diversamente dall'anno scorso, ho evitato di fare la top e flop, perché il flop non è più esattamente come prima, perché sono rimasti quelli i flop, quelli dell'anno precedente, perché la maggior parte di tutti i personaggi che sono usciti sono relativamente flop, nel senso che si possono non giocare, ma possono essere comunque giocabili e utilizzabili in qualche modo. Quindi ho preferito non fare questa top e flop quest'anno, ma questa top 10 dei personaggi migliori del 2019. Grazie ragazzi per la visione, ci vediamo ai prossimi video, non perdeteveli, ciao!